Konnichiwa. Allora, siamo vicino a Niwa, vicino a Hiroshima, e stiamo facendo campeggio. Così, cioè io non c'entro niente, mi sono aggregato a un gruppo di persone che mi hanno invitato e io mi sono organizzato nel seguente modo. Ho preso la mia macchina e poi alla fine mi sono portato una tenda e questo qua è il mio alloggio per stanotte. Dormiremo alla ghiaccio ovviamente, perché qua fa già freddo, ok? Però quello che volevo farvi vedere, prima di tutto, ogni piazzuola ha il suo barbecue, il suo piano di lavoro, con l'appendi accessori, il suo lavandino e il suo attacco di corrente. Io non sapevo niente di tutto ciò. Adesso vi faccio vedere chi siamo. Allora, c'è gente là in fondo che non conosco, è tutto un gruppo di appassionati, ma di camperisti più che altro. Io sono stato invitato per quello che fui, dunque per quello che sono. È arrivato questo qua, con questo camper che ha 67 anni, qualcosa del genere. Che bellissimo. Guardate. Questo va indietro. Diventa un letto e qua in Giappone si usa non toccare mai la carrozzeria, lasciandolo così di colore non colore originale. Io non so come facciano a passare le revisioni. E lui si è messo fuori col suo tappeto pakistano fatto a mano, il suo mega super Apple che gli fotterò appena subriacherà. Poi questo è il mio amico, questo ci conosciamo, e questo è il suo camper, che è un tipico camper giapponese. Adesso si stanno facendo un caffè. Lui fa surf e fa tante cose, è proprio uno sportivo. Questo è un interno di un tipico camper giapponese. Anche lui con il suo computer, il suo televisore. Sono maniaci di tutto. Qua c'è gente di fianco che non conosco, ma fa parte del gruppo. Oh, rigato cosa massa. Rigato cosa mai sta? Questo è il mio caffè. Rigato cosa mai sta? Cioè, guardate, soltanto per fare il caffè si porta la macchina per macinare il caffè. This is French. French dame this. Italiano. Corre dai job, bianchi. Allora, lui invece è quello che mi fa impazzire. Sono proprio, sono fissati. Questo è arrivato qua, si è costruito questo, non lo so, questo bungalow. Ed è, si vedono le dita nel video, no? Cioè, suo letto, lui dormirà qua, portato la sua lampadina. Cioè, questo è da due ore che sta montando, poi domani deve smontare tutto. Qua c'è la cucina. Queste, ci sono più accessori, più pentole dentro. Questa notte si cucinerà. Questa è la cura, c'è il freezer. Qua ci sono lampade, anche io ho tutte queste robe qua, però l'ho presa, io ho sbagliato tutto, perché io proprio pensavo di essere l'unico con la tenda. E me ne sono fregato altamente, perché domani volevo andare al Costco, ho detto ma sì dai vengo, mi faccio sta nottata la ghiaccio e poi vado al Costco. Sono molto contento, vedremo. Ho cucinato come un pazzo, vi faccio vedere che cosa ho portato. Anzi, vi faccio vedere, sì, ve lo faccio vedere. Questa tenda in realtà non dovevo usare la tenda, poi vabbè, nelle mie crisi notturne me la sono comprata e quindi ne avevo già avuto una a quattro posti prima, poi l'ho venduta. Qua c'è la mia cura e qua c'è solo tanta birra,
ma quello che è preziosissimo è qua dentro. Vediamo se riesco, se ha un buon aspetto, non lo so. Vabbè, non riesco a aprire. Ho fatto per i giapponesi la bellezza di 20 cosce di pollo alla boscaiola. Madonna che profumo, speriamo che non sia buono ma ottimo. Beh, già ieri sera ci ho dato un po' dentro, perché ovviamente devo assaggiare con questo tramonto che non è ancora un tramonto. Vi saluto tutti cordialmente, ciao. Ok, vi faccio vedere cosa si cucina nei campeggi giapponesi. Un bello okonomiyaki da campo, guardate che capolavoro, come è stata allestita la cucina. Questa è la base, illuminazioni, e qua è in cottura. Poi di qua, tutto mi sento cosa sai. Qui è stato fatto un arrostino, la faccia del campo, guardate, mi sento cosa sai. Questo, guardate che accessorio della Madonna. Questo per soffiare nel fuoco. Questi sono professionisti del campeggio. Sugoi. Un'altra chicca, questo è divertentissimo. Questo ha creato un bar dove c'è il vino caldo, che si chiama in italiano, non mi ricordo più, la sangria, quella sangria. Non è qua? Hot wine. Hot wine, but... Dove siamo? Ma quello qua non è qua? Cheese. Cheese. Sugo. E lampa. Un oggi pub. Bar. Bar. Sugo. Questo per scaldarsi. E qua invece è stato adibito un banchetto dove faranno uno spettacolo per i bambini, che non inquadro, di magia. E lui è il mago, questo qua.